Emergenza case popolari, è questo il tema attuale nella zona 167 di Ugento. Una situazione diventata esasperante, anche chi paga puntualmente subisce gravi disagi. Oggi infatti l'ennesima interruzione della fornitura di acqua e l'ennesimo allarme per i disagi arrecati soprattutto a famiglie con bambini anziani e disabili, amministratori eletti e pagati, ma nello stesso tempo assenti, strade divelte ed interrotte e chi più ne ha più ne metta. La gente è esasperata dal continuo ripetersi di queste incresciose situazioni, dal continuo ripetersi di queste interruzioni che si ripercuotono indiscriminatamente anche su chi è perfettamente in regola con i pagamenti delle utenze. Qui la situazione ci è sfuggita di mano perché abbiamo un problema col pagamento e morosità dell'acqua. Noi siamo predisposti e disposti a pagarlo, però purtroppo non abbiamo nessun amministratore e non sappiamo a chi li dobbiamo pagare quest'acqua che noi consumiamo. Sono da anni che stiamo combattendo con i sindaci, col sindaco, col vice sindaco, assessori, con consiglieri comunali per dire di darci la possibilità di pagare l'arretrato e quella nuova necessaria che si deve pagare. Ma qui fanno tutti l'orecchio del mercante. Case che stanno cadendo, sono venute, hanno tolto il pericolante perché gli eravamo in testa a qualcheduno, dovevano pagarli pure. Se non si va avanti così, qui c'è gente che è malata, gente che ha bisogno dell'acqua. Cioè noi vogliamo pagare, ma chi dobbiamo pagare? Sono anni, abbiamo avuto delle tubazioni rotte, che l'acqua si è spersa. Quell'acqua la dobbiamo pagare pure noi, visto che le ente case popolari non si è mai interessato, che ancora devono finire di fare il collaudo delle manutenzioni che hanno fatto di anni e anni indietro. Io voglio sapere dove dobbiamo andare ad arrivare ancora queste cose qua, queste situazioni. E ci tolgono l'acqua per cosa? Per scopi loro personali, per amministrazioni che non sanno amministrare. Ci togliessero i contatori e mettessero i contatori ognuno nelle loro abitazioni. Allora io, con l'acquedotto, me la chiudo a casa mia l'acqua. Se io non sono in morosità con l'acquedotto, chiudo a chi non paga. Non che abbiamo un contatore unico e poi dei contatori dove segna l'acqua internamente. Cioè, a cosa mi consiste questo? Che poi c'è gente che veramente non lavora, ha problemi economici, no? E non arriva pure a pagare l'acqua. Il comune non si interessa proprio di niente qui. Cioè io non so dove dobbiamo arrivare più. Al terzo mondo, io, stiamo scherzando. In Africa adesso l'acqua esce come fontanelle, e qua in Italia la chiudiamo, specialmente a Ugento. Ma stiamo scherzando. Datemi una mossa, cari miei. Politici, Presidente della Repubblica, Presidente della Regione. Ed è rotto, qua li siamo straccati. Ma al momento il amministratore attuale chi è? Angelo Minella, consigliere comunale. Assessore comunale, mi scuso. Consigliere, va bene, consigliere. Vabbè, quindi lui si occupava Sì, ma la situazione dell'acqua, la sa al sindaco Lecce, Graziano, vice sindaco, assessore Chica, ce la sanno tutti queste problematiche qua sotto. Cioè non è solo questo qua, tutte le case popolari qua sotto stanno commesse così. Hanno fatto la fogna, hanno finito i soldi, hanno lasciato i pozzinelli pericolosi. C'è pericolo di cadere dentro. Lì c'è un metro di sbalzimento di terreno. Cioè, non so cosa dobbiamo fare più. Cioè, io, cari miei, qua la gente, dico, è stessata, è pace, stessa pace. Datele una mossa.